di fare un riferimento all'intero provvedimento. Il difetto di fondo di questo decreto legge sostanzialmente è proprio questo, che manca l'incentivazione a buone pratiche culturali sostenibili dal punto di vista ambientale. Non si promuove un'agricoltura sostenibile, si continuano a dare soldi, per carità, il settore dell'agricoltura, molti settori dell'agricoltura sono in crisi, quindi soldi agli agricoltori, ma non si innescono processi virtuosi per un altro tipo di agricoltura. Quindi ecco, questa è la ratio del nostro emendamento e spero che venga accolto positivamente dall'Aula. Grazie. La ringrazio. Se non vi sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione col parere contrario di Commissione e Governo. E il 5.21 l'abbate. Albini, Ciprini, onorevole Chimienti. Onorevole Chimienti, è riuscita? No. Marti, Cesaro, altri che non riescono ancora a votare? Mi sembra che abbiamo votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 5.66 Segoni, onorevole Segoni, prego. Grazie Presidente. Onorevole Segoni, mi spiace interromperla, ma c'è sempre quel problema di microfono. Prego. Grazie Presidente. Riguardo alle infezioni di microorganismi che hanno flagellato il settore oleario, questo decreto aveva inizialmente un occhio di riguardo per la xylella e ci mancherebbe altro, sacrosanto, ma nel corso dell'esame in commissione sono state aggiunte altrettanto giustamente altre infezioni come la flavescenza dorata o il cinipide del castagno. Rimane comunque esclusa la mosca olearia e l'emendamento di Alternativa Libera va a cercare di aggiungere proprio questa fattispecie che ha devastato il raccolto di quest'anno in molte regioni. Faccio l'esempio della Toscana e cito dati della Coldiretti. Il raccolto medio è passato da 170.000 quintali all'anno, il dato medio, è crollato a 35.000 e per quanto riguarda l'olio IGP dalla media di 40.000 quintali all'anno quest'anno si è passato.